ma i tuoi idoli, quando hai cominciato a lavorare nella famosa trilogia degli animali, anche dopo, successivamente, nei tuoi passaggi, ecco, qualche riferimento oltre che a Fritz Lang, a qualche altro maestro, chi ti appassionava davvero, chi ti ha appassionato? Ma mi appassionava il cinema espressionista tedesco, naturalmente, anche quello Fritz Lang, anche quello danese, Dreyer, Murnau, sì. Poi a me mi ha molto appassionato, quando ero molto giovane, Ingmar Bergman, è stata una grande scoperta per me. Poi, quando stavo a Parigi, c'era la Nouvelle Vague, e a me mi piaceva come faceva il cinema, la Nouvelle Vague, come rappresentava il cinema, mi ha molto appassionato. Quindi Godard, Chabrol, Rivette, questi qui. Sì, tutti quanti. Truffaut, René, eccetera. E poi, naturalmente non posso dimenticare il grande Alfred Hitchcock, che il mio mentore praticamente. Io non l'ho mai conosciuto, però per me era come un padre, che faceva dei film fantastici, grandiosi, tutti. Poi vabbè, ce ne sono tanti, c'è Fellini, Fellini è molto, per la sua fantasia, è molto stato vicino. Poi c'era mia sorella, che era la segretaria di Fellini per un periodo, e allora mi faceva andare sul set perché Fellini girava, e così l'ho visto girare tante scene, come faceva, come si comportava, era bello, era molto interessante, molto affascinante. Ma poi Visconti anche, naturalmente. Ah, dimenticavo il grande Sergio Leone, che ha avuto una carriera possibile alla mia, perché lui, tutti i suoi film, che erano bellissimi, furono dalla critica, venivano considerati così, roppetta di serie B, commerciale, semplici, insomma una roba da niente. E solamente quando fece, ormai era la fine della sua vita, poveraccio, quando fece C'era una volta all'America, allora i critici cominciarono, gli italiani cominciarono a riconoscerlo, cosa veramente bizzarra, incomprensibile un po', anche Antonioni la stessa cosa, i critici prendevano in giro, lo sottevano, invece era un grande regista, uno dei più grandi registi italiani. Quindi tutti questi nomi, in cui c'è davvero il gota di quei 30-40 anni, cioè, a cominciare l'espressionismo tedesco, in cui le luci, le ombre, i mostri di Dusseldorf, il noir, ecco, aveva avuto una sua proprio filosofica rappresentazione del cinema, via via fino alle persone che lui ha conosciuto, fanno capire, e vorrei arrivare a questo prima della Factory, prima di chiederti le ultime due cose, perché il pubblico non abbia voglia di parlare, fanno capire quanto Dario sia eclettico, sotto una scorza apparente è coerente con se stesso, non c'è dubbio, anche quando si reinventa, ma sotto questa scorza di apparente marchio Dario Argento, uno dice vabbè, è Dario Argento, c'è molta cultura, c'è molta passione, molta capacità di assorbire, di capire, di rielaborare e di reinventarsi. Io questo ho sempre creduto, come me lo credono in molti, e di questo ti siamo grati, perché in tanti momenti, quando sei andato a lavorare in America, a proposito per trauma, per la sindrome di Stendhal, poi dopo ancora, in tutta una serie di passaggi, il classico e il rivoluzionario, il razionale delle trame, l'irrazionale, che lo attrae in maniera pazzesca,
ecco che sono coesistiti. Quindi per questo subito un altro approccio.